quarto tentativo può essere decisamente quello buono. Un punto per la Serie A, Lecce manca veramente poco dopo la vittoria di Ascoli, dopo la sconfitta con il Cesena e dopo il pareggio di settimana scorsa al Menti di Vicenza. Il traguardo davvero è vicino, un traguardo che il Sassuolo ha già tagliato, ma non vuole fermarsi. La squadra emiliana per la prima volta nella sua storia già ai playoff che possono regalare la promozione. E allora ultima di campionato per la stagione regolare, un sogno che vale per due. Buon pomeriggio dal Via del Mare, da Daniele Barone e Pedro Pasculli. È una giornata molto calda, soprattutto molto umida, il pienone al Via del Mare, oltre 20.000 gli spettatori, ne abbiamo contati anche 15 arrivati da Sassuolo per sostenere la squadra di Pioli. Con un punto Lecce in Serie A e Sassuolo con la certezza del quarto posto, che di sicuro può essere già un bel vantaggio poi nella definizione della griglia per i playoff. Cominciamo tra poco Superspot. In una terra. Eccoci, è il momento dell'annuncio da parte dello speaker, anzi della speaker dello stadio delle formazioni. Allora, tanto entusiasmo al Via del Mare. Due settimane fa contro il Cesena sembrava la notte giusta per la promozione, anche in quella circostanza serviva e occorreva soltanto un punto a Lecce. Fu una delusione tremenda, un'avanzata davvero fortissima con la squadra di De Canio praticamente in A fino a 7 minuti dalla fine, e poi la doppietta di Malongava ha spezzato quel sogno. Ma oggi, Pedro Paolo, lo chiedo a te, davvero tutti gli ingredienti, tutti gli elementi lasciano pensare che la promozione sia dietro l'angolo? Beh, io penso di sì. Buon pomeriggio a tutti, il clima ideale, lo stadio pieno, tutto giallo rosso, penso che solamente manca la promozione, il punto che è importante, che se l'ha fatto sfuggire da poco, due settimane fa, anche l'altra settimana. Penso che questo è la giornata ideale, con questo pubblico meraviglioso, tutto il Via del Mare pieno, quindi questa gente aspetta per festeggiare la promozione. Lecce e tutto il Salento si sono stretti oggi intorno alla squadra giallorossa, ma lo abbiamo detto, un grande, grandissimo campionato ha disputato anche il Sassuolo, una squadra che Massimiliano Allegri aveva portato in Serie B due stagioni fa. L'anno scorso già sfiorò i playoff perdendoli praticamente nelle ultime giornate di campionato, quest'anno si è riproposta pur cambiando allenatore e ha davvero disputato una grande stagione. Eccolo il Sassuolo di Pioli, tanto turnover perché Pioli pensa ai playoff e quindi i diffidati cominciano dalla panchina. E allora Pomini in porta, Rea, Piccioni, Minelli e Bianco in difesa, Schiavini al debutto assoluto in Serie B, Riccio e Gorzegno a centrocampo, il tridente offensivo con Quadrini, Titone e Zampagna. In panchina un altro giovanissimo, il ceco Milan Žiranek, scuola Inter, classe 92. E adesso il Lecce, Lecce ancora senza Corvia, che oggi sconta la terza delle sue giornate di squalifica. Un po' è mancata alla presenza di Corvi in queste ultime giornate di campionato, rientra però Giacomazzi rispetto alla gara di Vicenza. Il 4-3-2-1 di De Canio con Rosato in porta, Angelo, Ferrario, Fabiano, Mazzotta, Mesba è rientrato nel ritiro dell'Algeria, quindi a centrocampo con Vives, Munari e Giacomazzi, davanti Di Michele con Defendi e Marilungo. L'arbitro è Rocchi, i suoi assistenti Copelli e Pirondini, il quarto uomo è De Benedictis. Due scelte diverse, Pedro. Il Lecce vuole chiudere al primo posto perché non l'ha mai fatto nella sua storia, neanche quando tu hai vinto il campionato siete riusciti a conquistarlo con il primo posto. Vuole la coppa che la Lega assegna alla squadra prima in classifica e quindi gioca con la formazione migliore. Naturalmente Pioli per il suo Sassuolo già pensa in prospettiva futura, ma futura prossima, ai playoff, e qualche titolare lo tiene a riposo. Ma io penso di sì, io penso che De Canio, il mister De Canio, come tutta la società del Lecce, vuole il primo posto, anche perché hanno lottato fino alla fine e penso sinceramente che se lo meritano.
questo primo posto. Ha messo la formazione migliore che ha a disposizione con il rientro di Giacomazzi. Mesbah purtroppo è rientrato alla sua nazionale, però il Sassuolo, logicamente, il mister Pioli sta pensando già alla partita di mercoledì, però ha messo una squadra che sarà abbastanza competitiva per affrontare questo Lecce. Sassuolo che naturalmente dovrà attendere l'esito delle gare di oggi. Vi ricordo tanti incroci, tutti emozionanti, da seguire sul canale 201 con diretta gol e poi su tutti i canali Sky Calcio per ogni singola partita di questa giornata di Serie B. Dicevo, il Sassuolo attende l'esito dei risultati di oggi per capire se poi nei playoff affronterà il Cittadella forse o il Torino. Oggi c'è lo scontro diretto proprio all'Olimpico tra Torino e Cittadella. I giocatori del Lecce sono entrati in campo con i bimbi, una scena sempre molto bella, adesso anche molto in auge nel nostro calcio. Addirittura abbiamo letto che hanno già pronti gli spray giallorossi per dipingersi i capelli in caso di promozione. Allora prepariamoci ad un finale anche abbastanza divertente sotto questo punto di vista, ma intanto attenzione, adesso la partita comunque va giocata, lo abbiamo detto, il Lecce vuole finire questo campionato da primo in classifica e questo può essere un elemento che invece potrà sostenere il peso del match, perché per il Sassuolo finire quarto o finire quinto può cambiare tante cose. Beh sì, sicuramente può cambiare tanto. Io penso che giocheranno anche con la possibilità di scegliere. Adesso Lecce sta facendo la foto, ricordo, tutti i giocatori, anche i componenti anche delle panchine. Io penso che il Sassuolo può arrivare, sta facendo anche i conti, perché deve o affronta il Cittadella o affrontare il Torino. Ora vediamo come è l'andamento della partita, però penso che il Lecce vorrà chiudere subito dei primi minuti. Primo piano per Pioli, grande campionato per lui e su di lui, già tante voci anche per una probabile panchina di Serie A nella prossima stagione, ma intanto adesso deve chiudere questo match al meglio e soprattutto deve chiudere la stagione al meglio. Mercoledì, come ricordava Pedro Paolo Pasculli, cominceranno i playoff, una grande esclusiva di Sky. Si comincia con il tocco dietro di Quadrini, il pallone verso Giorgio Schiavini, vi dicevo classe 1990, il suo debutto assoluto in Serie B, scuola Inter Schiavini. A sinistra prova subito il Lecce con Di Michele, fermato da quella parte da Rea, che torna titolare dopo un anno, ha avuto davvero mesi alle spalle molto travagliati, molto difficili. Si era rotto il ginocchio, un'operazione per ricostruire il legamento crociato, poi altri problemi alla cartilagine, insomma davvero tanti problemi per Rea, che oggi all'ultima di campionato ritrova una maglia da titolare. Bella questa azione del Lecce con Marilungo, il pallone che filtra per Mazzotta, il cross dentro, attenzione, arriva Munari, anticipato dalla difesa del Sassuolo, subito Lecce pericoloso. Calcio d'angolo per la squadra di De Canio. Bella la percussione, rivediamola qui con Munari che arriva anticipato all'ultimo istante da Bianco. Calcio d'angolo per David Di Michele. Già 5 uomini del Lecce in aria a saltare, batte Di Michele, va a Zampagna a colpire di testa, allontana non benissimo Bianco. Ripropone Giacomazzi, il capitano uruguaiano ha saltato il match di Vicenza per squalifica. Bianco, aggira Di Michele, poi Quadrini, il tocco ultimo è di Di Michele, sarà rimessa laterale per il Sassuolo. Pronto ancora Bianco, con le mani gettata lunga a cercare Zampagna. Titone, attenzione perché c'è lo scatto a sinistra da parte di Gorgegno. Gorgegno con il cross dentro, poi Quadrini non colpisce benissimo, prova Titone, fermato anche lui dal recupero nell'area di rigore giallorossa di Fabiano. Angelo, adesso Munari, Di Michele, apre a destra ancora verso Munari. Munari che aveva segnato il gol del vantaggio contro il Cesena, il gol che per tanti minuti aveva rappresentato il passaporto per il Lecce per la Serie A. Qua un po' di batti e ribatti, alla fine anche un pizzico di affanno dentro l'area di rigore del Sassuolo. Intanto il Padova è passato in vantaggio contro il Brescia. Padova 1, Brescia 0. Di Michele, le sue finte al limite, subentra Giacomazzi, trova un muro dinanzi a sé, si difende il Sassuolo. Zampagna,
adesso Minelli, il rilancio a cercare lo scatto di Titone, non può arrivare Titone e il pallone raccolto da Rosati. Terzo minuto del primo tempo, sempre 0-0. In questo momento il Cesena affiancherebbe il Brescia a quota 72 in classifica. Il Lecce al momento con 75 punti, ma siamo soltanto all'inizio di questa giornata di campionato, l'ultima della stagione regolare. Poi da mercoledì e fino al 13 di giugno i play-off. Si giocherà mercoledì e domenica. Palla giocata da Pomini. Pomini che ha debuttato il 1° maggio contro il Padova. Questa è la sua quinta presenza in assoluto in campionato. Una soltanto nel 2008-2009. Non c'è Bressan, reduce da un infortunio. In panchina il 12° di Pomini e il giovanissimo Gallinetta. Piccioni. Stanno battendo le mani per il gol del Padova. Stanno... Sì, è arrivata la notizia del vantaggio del Padova che ha segnato con Di Nardo. In questo momento il primo posto del Lecce è più che mai al sicuro. Ma lo abbiamo appena detto, siamo soltanto al 4° minuto. C'è tutto un pomeriggio da raccontare. Con le mani esce Rosati sulla testa di Zampagna. Zampagna anche lui ha avuto tanti problemi in questa stagione, è riuscito a firmare soltanto 5 gol, erano stati 11 nello scorso campionato. Bianco, il tocco dietro per Minelli che ripropone ancora verso Bianco, sulla traiettoria prima però c'è Schiavini, il tocco di Vives, palleggio a centrocampo di Schiavini, poi Gorzegno, il tocco di testa verso Bianco, Defendi allunga la gamba, deviazione, la rimessa per il Lecce. Pronto Angelo. Palla verso Marilungo con il petto, bene, smorza per Munari. La bella apertura di Munari. A sinistra per Di Michele, uno contro uno. Il cross morbido, approvato, Defendi e palla al lato. Una bella azione sulla sinistra, una bella sinistra. Io penso che Defendi poteva stoppare anche la palla perché stava anche da solo. Se la stoppava rimaneva davanti da solo al portiere. Peccato, Lecce sta giocando abbastanza bene, anche il Sassuolo con la rimessa può mettere in difficoltà anche perché si trova sempre in superiorità numerica un pochino con Lecce perché avanzano molto e due centrocampisti del Sassuolo. Rimessa in gioco di Alberto Pomini, classe 81 veronese, ha cominciato proprio il vivaio della squadra di Verona. Bordo campo, Enzo Tamborra. Sì, io segnalerei l'atteggiamento di De Cagno, impassibile, braccia conserte, non ha guardato neppure il tabellone in occasione del gol del vantaggio del Padova contro il Brescia. Prima della partita, quando i fotografi l'hanno invitato a fare una foto col segno di vittoria, ha detto no, quella la facciamo dopo la partita. Beh, un po' di scaramanzia non guasta, anche se siamo veramente a pochi centimetri dal traguardo. De Cagno, che non ha mai vinto il campionato di Serie B, in questo torneo ha ottenuto al massimo 2 quinti posti con il Pescara e con il Napoli. Lui che è un campionato da professionista può l'ha essere, vinto soltanto in C2. Può essere una doppia soddisfazione per il mister De Cagno, se vince il campionato il primo, e poi il Lecce mai arrivato primo in Serie B. Penso che è un traguardo importantissimo. Eh sì, un traguardo per due insomma oggi, personale per l'allenatore e generale di squadra. Di Michele se ne va mettendo in difficoltà la difesa del Sassuolo, apre per Defendi, sta salendo Angelo sulla destra, raccoglie il brasiliano, il cross secondo palo, c'è Marilungo che ha provato con un tocco acrobatico a rimettere in mezzo per Di Michele, operazione non riuscita. Ma peccato perché è stata una bella azione, Angelo sembra che sia un pochettino precipitoso, ha voluto mettere la palla sul secondo palo a Marilungo perché è stata un po' lunga, e Di Michele quando punta l'avversario lo mette molto in difficoltà. Marilungo che era uscito in barella e molto dolorante a Vicenza per una brutta botta, ha avuto tempo e modo però di recuperare durante la settimana, tra l'altro dichiarando avrei fatto di tutto per giocare questa gara contro il Sassuolo in campo anche con una gamba sola, ci tenevo troppo. Penso che queste partite vogliono giocarla tutti, anche perché sa che ci può essere una festa. Ha
Abbiamo prima Pedro intravisto in tribuna anche Corvia, che invece sta soffrendo in castigo, scontando la terza giornata di squalifica dopo quell'espulsione rimediata all'ultimo minuto in pratica ad Ascoli. Ha segnato, attenzione, tanto l'Ancona, risultato importante in chiave salvezza. Marilungo in area di rigore, scarica dietro per Di Michele, il cross con l'esterno, defendi e palla al lato. No, io Lecce sta, quando attacca lo mette molto in difficoltà. Penso che devono essere più tranquilli, più cauto lì davanti, perché magari vogliono chiudere subito l'azione e possono fare, e le stanno facendo molto male dietro, penso. Vi dicevo, il vantaggio dell'Ancona, una partita importante in chiave salvezza, al Del Conero contro il Mantova, mentre anche il Vicenza, che deve salvarsi, ha sbloccato il risultato contro la Salernitana. Munari sulla traiettoria del pallone di Vives, seconda chance ancora per Vives, defendi, è chiuso dietro bene il Sassuolo, diventa difficile passare per il Lecce, trova un varco Angelo con Munari, il cross di Vives dall'altra parte per Di Michele, in mezzo c'era Marilungo pronto ad approfittare di un'eventuale ribattuta. Mazzotta, quel tocco dietro di Vives verso Ferrario, Di Michele gioca sempre largo sulla sinistra, l'ex del Torino. Mazzotta, qui viene fermato però dall'intervento da parte di Rea, palla che finisce fuori, la rimessa sarà per il Sassuolo. Infatti Daniele, De Michele sta giocando molto largo sulla fascia sinistra e sulla fascia destra sta spingendo moltissimo Angelo. Lecce sta pressando abbastanza, però bisogna essere attenti anche perché il caldo, l'umidità che fa qui, dopo si può sentire anche per i giocatori in campo. Palla che finisce fuori, la rimessa laterale per il Lecce. Lecce già 7 promozioni dalla Serie B alla Serie A nella sua storia. Vi dicevo, mai ha chiuso il Lecce al primo posto. La prima promozione è quella della stagione 84-85 con Eugenio Fascetti in panchina. Primo anno di Barbas e Pasculli l'85 in Serie A. Eh già. Calcio di punizione per il Lecce. Tanto il Frosinone ha sbloccato il risultato contro la Triestina. Altra partita importante in chiave salvezza. Oggi davvero tanti incroci. Sono a playoff e sono a playout pure. Sì. Direi che le uniche due partite senza più importanza sono Crotone Ascoli ed Empoli Grosseto. Quindi due soli campi senza nessun obiettivo sugli 11 totali. Su 9 campi ci si gioca qualcosa. Lo scatto di Angelo sulla destra. Prova a sorprendere Quadrini, che invece si oppone con il corpo. Palla fuori, la rimessa per il Sassuolo. Veramente non si vedeva tanti anni un campionato così avvincente, che all'ultima giornata si devono decidere tutti, sia in fase promozione e fase retrocessione. Ma soprattutto, Pedro, da tanti anni non capitava che arrivati all'ultima di campionato non ci fosse ancora almeno una squadra promossa. Infatti, vuol dire che è stato abbastanza competitivo questo campionato. Gli unici due verdetti ormai noti da tempo sono quelli delle retrocessioni di Salernitana e Gallipoli. Gallipoli che tra l'altro è passato in vantaggio al Braglia di Modena 1-0. Qui siamo al 12° del primo tempo, sempre 0-0. Vi ricordo, con un punto Lecce promosso in Serie A. E Sassuolo aritmeticamente quarto per i playoff. Di Michele si accentra, va giù senza fallo secondo Rocchi, si gioca, riparte in velocità il Sassuolo. Angelo però ferma la rincorsa di Quadrini. Penso che c'era la punizione, anche perché De Michele si è accentrato per tirare, per cercare il tiro in porta, e il giocatore del Sassuolo è andato incontro. Tanto il fallo di Piccioni, che alza la gamba in gioco pericoloso, praticamente ad altezza faccia di Giacomazzi. Calcio di punizione per la squadra salentina, è già pronto David Di Michele. Un fallo di gamba a testa, gamba alta, non so se sarà due questo fallo, ancora l'arbitro non ha alzato la mano.
ecco. Pronto Di Michele, in barriera c'è anche Munari, parte Di Michele, destro che si abbassa, non ha sufficienza. So. Ma io non lo so, ha sbagliato Di Michele anche perché l'arbitro ha alzato la mano, tirare direttamente in porta era a due, penso che non l'ha visto quando ha alzato la mano l'arbitro. Infatti Di Michele adesso ne sta parlando proprio con l'arbitro. Ecco qua, vedete l'arbitro con il braccio alzato, Di Michele sì, che batte il calcio di punizione. Ancora Di Michele che commette fallo, però ai danni di Rea, calcio di punizione per il Sassuolo. Il Sassuolo lo vedo un po' arretrato, magari non le dà la possibilità di ripartire. Quando è ripartito i primi minuti, dopo sta fermando un attimino e Lecce cerca di approfittarsene con le salite sulla sinistra di Michele. Attenzione a Quadrini, qui trova qualche metro di buon spazio, poi viene fermato, chiude, defende, rilancia Vives, pallone in verticale, c'è lo scatto di Marilungo che è velocissimo, ma Pomini è in tale anticipo che può fare davvero tutto con grande comodità, con le mani subito da Pomini verso Piccioni. Adesso Rea in mezzo al campo, Schiavini di nuovo dietro verso Minelli. Avanza piano il Sassuolo, aspetta il Lecce, non va in pressione subito sui giocatori emiliani. Vives sbaglia, allora prova Riccio subito a cercare Zampagna, si sta inserendo Quadrini, Zampagna carica il destro e il pallone che finisce al lato con qualche apprensione per Rosati. Vabbè, con tutta la sua esperienza Zampagna ha guardato, aspettava il difensore del Lecce, il passaggio però aspettava un attimino per la lontananza del difensore e ha calciato, è andato poco fuori. Qui però Quadrini ha vanamente chiesto al compagno il pallone. Sì, l'ha chiesto, però forse dietro a Quadrini si era un giocatore del Lecce che stava arrivando. Avete visto poi che in effetti Quadrini e Zampagna hanno chiarito la dinamica dell'azione. Vives attaccato da Gorzegno, il rilancio di Vives addirittura dietro verso Rosati. Se n'è andato il primo quarto d'ora di partita al Via del Mare, è sempre 0-0 con questo risultato Lecce in Serie A. Le ultime due promozioni, attenzione a Marilungo con il sinistro, buono il movimento, tiro fiacco però. Sì, tiro fiacco, poi io penso che Marilungo poteva appoggiare dietro a Defendi che sta aspettando la palla, ha fatto un colpo di testa a Defendi che ha lasciato la palla, però poteva appoggiare Marilungo, la poteva appoggiare dietro. Dicevo, le ultime due promozioni dalla Serie B alla Serie A, il Lecce le ha conquistate di notte contro il Palermo l'anno scorso, o meglio due anni fa contro l'Albino Lef nella finale playoff, sembrava che si potesse arrivare al tris proprio due settimane fa contro il Cesena. Invece vittoria romagnola, festa rovinata, quantomeno rinviata, e oggi insomma alla luce del sole il Lecce prova a fare di nuovo festa. Io penso che sia anche giusto, perché per tutto il campionato che hanno fatto il Lecce penso che se lo merita. Il cross di Giacomazzi, non può arrivare Marilungo. Il Lecce è in testa al campionato di Serie B da fine novembre, dopo un avvio abbastanza balbettante. Vi ricorderete anche la sconfitta in casa con il Frosinone, tra gli altri risultati difficili di quell'avvio di campionato. Poi invece De Canio ha saputo trovare e ha saputo dare soprattutto l'equilibrio necessario alla sua squadra, e quindi con l'equilibrio è arrivata anche solidità, è arrivata anche continuità. Se pensate che nelle ultime 22 partite il Lecce ha perso soltanto 3 volte, intanto qui prova Titone. Un tiro non lo so che si era tirato in porta, volevo fare un passaggio, però ha tirato, è andato piano, quindi però Rosati, guarda, non era troppo convinto, era convinto che andava fuori, però l'ha visto l'ultimo momento, le passavo anche vicino, era lenta comunque il tiro. Di Titone sicuramente uno dei gol più belli del Sassuolo in questo campionato e forse in assoluto del campionato di Serie B 2009-2010, il 2-0 contro il Padova segnato in casa allo stadio Braglia praticamente al 90esimo minuto, un tiro fantastico dai 30 metri, defende il cross dentro, non può arrivare Giacomazzi che si era inserito splendidamente, deviazione poi in calcio d'angolo, qui trema il Sassuolo e Lecce vicino al gol. Una bellissima azione sulle fasce, Lecce può costruire molte cose. Attenzione perché è passato in vantaggio il Torino,
Torino 1, Cittadella 0, questo è un risultato che interessa molto da vicino il Sassuolo. Seguiamo il calcio d'angolo, Di Michele batte per Defendi, palla di ritorno, ancora Di Michele, cross basso, Zampagna riesce ad allontanare, Fabiano ripropone il colpo di testa poi di Gorzegno, Bianco allontana, segnato Belingheri per il Torino. Io penso che questo è un risultato che può essere molto utile a Sassuolo. In questo momento Torino scavalca ovviamente il Cittadella, si porterebbe a quota 68, con un punto il Sassuolo resterebbe quarto a quota 69. È una partita che se può sbloccare con attenzione Marilungo in area di rigore, Marilungo il pallonetto, ha provato comunque il tocco morbido e la parata di Pomini, occasione gol per il Lecce. È stato un po', diciamo, il difensore si è lasciato, non lo so, pensava che usciva il portiere Pomini e aspettava l'uscita del portiere Marilungo con la sua velocità, però il tiro è stato un po' lento. In questo momento quindi il Sassuolo affronterebbe il Torino nei playoff, potendo scavalcato il Cittadella, quindi la così come stanno le cose, sì, potendo Sassuolo giocare Torino, le due, la gara di ritorno in casa. Tanto Rosati raccoglie, non riesce a pungere lì davanti il Sassuolo, qualche incursione sì, ma poi puntualmente all'altezza dei 20 metri l'azione della squadra di Pioli si è fermata. Beh, si perde un pochettino, si svanisce quando arrivano agli ultimi 20 metri in velocità, magari quando partono sulle fasce sono pericolosi, però quando arriva agli ultimi 20 metri magari manca un po' di... Io penso, Daniele, anche che questa umidità che oggi c'è a Lecce si è fatta già sentire, perché vedo molti giocatori che stanno andando molto piano. E allora tra poco, adesso che siamo praticamente a ridosso del 20° minuto, sentiremo Enzo Tamborra per un primo bilancio anche sotto questo punto di vista, cioè capire, Enzo, se al 20° più o meno questa umidità, questa grande calura già sta in qualche modo condizionando i giocatori. Enzo? Beh, si sente moltissimo questa calura. In ogni caso mi sembra ancora troppo presto prima di dire che qualcuno possa essere già in difficoltà. Volevo segnalarvi che quando sul tabellone luminoso è apparso il vantaggio del Torino contro il Cittadella, in panchina al Sassuolo hanno sicuramente commentato la parata di Rosati. Questa era una buona combinazione con una conclusione bella centrale. Hanno fatto una bella azione, il giocatore del Sassuolo non è riuscito a stoparla bene, però devono stare attenti ai difensori del Lecce là dietro. Con calma Minelli lascia scivolare il pallone sul petto, adesso lo gioca Rea, Riccio, palla di ritorno ancora verso Rea, intercetta Fabiano appostato dinanzi alla sua difesa, Angelo adesso percussione centrale per il brasiliano Giacomazzi, Marilungo può allungare ancora per Defendi, palla per Defendi, il cross, secondo palo, arriva Di Michele al volo e bella palla azione. Di poco al lato, bella azione, un'azione in velocità sulle fasce, quando va il Lecce sulle fasce crea molti problemi al giocatore del Sassuolo, anche perché Di Michele sul secondo palo penso che poteva anche stoppare il pallone anche ora una volta. Ecco qua il tiro al volo di Michele, si è coordinato bene, ha sfiorato il palo, diciamo che ha cercato il gol della domenica, anche perché andava col sinistro pure, mi sembra. Sì, di sicuro il Lecce, la squadra fra le due che continua a creare occasioni più importanti, dall'altra parte Rosati praticamente inoperoso fino a questo punto, lancio lunghissimo a cercare Titone, non può arrivare il giocatore che ha cominciato nel Sansovino, passato poi da Pisa e San Benedetto del Tronto, arrivato proprio la scorsa estate dalla squadra marchigiana al Sassuolo. Eccolo di nuovo Titone, riesce a tenere il pallone in campo, ma il suo è di fatto un passaggio per Rosati, raddoppio intanto della Regina contro l'Albino Leffi, la squadra calabrese si sta avviando abbastanza tranquillamente verso la salvezza.
la Regina, che come il Lecce retrocessa dalla Serie A, non ha confermato, non ha mantenuto le tante aspettative. Il Lecce sì, ce l'ha fatta, il Lecce è protagonista ed è stato un passo dal ritorno in Serie A. La Regina addirittura costretta a giocarsi la salvezza all'ultima di campionato. Infatti la Regina è stata, diciamo, la sorpresa e il negativo di questo campionato, perché ha fatto ha costruito una squadra abbastanza competitiva come per puntare alla promozione. Angelo con il petto prova a combinare con Marilungo, non ci riesce. Marilungo che si lamenta per un presunto fallo e allora torna ad impostare il Sassuolo con Quadrini. Larghissimo a sinistra c'è Gorzegno, palla per lui, posizione di fuori gioco però di Gorzegno. Non era una brutta idea, non era una brutta idea, però ha dato una buona palla, però non lo so sinceramente se era fuori gioco, bisogna vedere realmente. Angelo quando sale, quando attacca, dopo fa molta fatica a rientrare, o magari il mister lo vuole tenere lì alto per sfruttare tutto lo spazio sulla fascia destra, perché giocano molto sulle fasce. Cross di Mazzotta, palla verso Marilungo, un pallone che lo scavalca, la parata di Pomini. Eccolo Marilungo, grandissimo impatto in questa sua stagione di Serie B, ha davvero mostrato grandi progressi sotto il profilo della maturazione sia tecnica ma anche caratteriale. 14 gol per lui in prestito dalla Sampdoria. Ha fatto un ottimo campionato Marilungo, all'inizio è stato un po' dura però dopo si è dimostrato validissimo. Attenzione a Zampagna, provato al volo e qui ha creato ancora qualche apprensione a Rosati, ma un'altra opzione poteva essere il passaggio per Rea che si era spinto da quella parte. E infatti stava solo, aspettava il passaggio, infatti dopo che ha fatto il tiro le ha detto qualcosa a Zampagna, poteva appoggiare, stava solo Rea sulla faccia destra. Rinvio di Rosati, un pochettino più propositivo adesso il Sassuolo in questi ultimi minuti, un paio di conclusioni non pericolosissime ma quantomeno insomma si fa vedere un po' di più. Sì, si fa vedere un po' di più, crea un po' di scompiglio lì dietro, penso che piano piano sta uscendo fuori il Sassuolo. Fallo di Angelo su Quadrini, calcio di punizione per la squadra emiliana. Ha battuto Bianco, Schiavini, bella l'apertura a destra dove Rea ha un aggancio abbastanza infelice, la palla gli scappa via, sarà rimessa laterale per il Lecce. Questo Schiavini, a pensare che è un 90 mi sembra, sì, no? Sì, sì. C'ha, si vede che c'ha personalità, ha fatto una bellissima apertura con tranquillità, in scioltezza, senza nessun problema. Vi dicevo, al debutto assoluto in Serie B, anche lui reduce da un infortunio abbastanza grave al ginocchio, ha saltato praticamente tutta la stagione a causa di questo problema. Imposta in Lecce, Vives, Angelo con il controllo, c'è spazio per il brasiliano, sinistro, e la parata di Pomini in calcio d'angolo, ancora una palla gol per il Lecce. Bellissima azione, è stato importantissimo il taglio di Marilungo che ha portato via due giocatori e l'ha lasciato praticamente tutto sguarnito lì davanti al centrale, e ha fatto un bel tiro. E Pomini è stato bravissimo. Parata non elegantissima di Pomini, ma assolutamente efficace. Calcio d'angolo per la squadra di Gigi De Canio, dalla bandierina sempre naturalmente di Michele. Prima però Rocchi deve sistemare qualche situazione in sospeso lì nel mezzo dell'area di rigore del Sassuolo. È pronto Di Michele, va con il destro, palla che arriva a vuoto Marilungo. Il più lesto poi è Vives, che raccoglie nonostante il disturbo di Titone, raddoppio, è arrivato anche Schiavini su Vives, serie di tocchi, l'ultimo di Vives, sarà rimessa laterale per il Sassuolo. Infatti ha fatto un calcio d'angolo che non ha chiuso nessuno sul secondo palo, perché la palla praticamente attraversò tutta l'area piccola e non arriva nessuno, tutto era vuoto praticamente la parte sinistra. Colpo di testa di Giacomazzi, Fabiano, colpo di testa poi è di Rea, palla che si impenna nella zona di Riccio, tocca lui per ultimo, rimessa laterale per il Lecce,
28esimo del primo tempo, sempre 0-0. Malecce è già pericoloso in almeno tre circostanze. Ha avuto l'occasione già per aprire le marcature. È stato bravo un paio di volte, è stato bravo il portiere, e un'altra occasione sfortunato, diciamo. Munari che gioca praticamente contro la squadra della sua città, perché Gianni Munari è nato proprio a Sassuolo e lì nel Sassuolo ha cominciato la sua attività professionistica, prima di passare al Giulianova, poi Triestina, Verona, Palermo. Questo è il suo quarto campionato con la maglia del Lecce, dove arrivò nel gennaio del 2007 nell'ambito di un'operazione che portò Giacomazzi al Palermo, Munari dalla Sicilia al Lecce, e poi è tornato Giacomazzi a Lecce. Giacomazzi che, come Pedro Paolo Pasculli, ha fatto una scelta di vita, lui sì. Ha sposato come te una ragazza del luogo, insomma, vi siete sistemati qui. Siamo sistemati in Salento, a Lecce. Zampagna riesce a passare attraverso le gambe quasi di Ferrario, che poi lo butta giù. Bello spunto personale di Riccardo Zampagna. È stato molto bravissimo, è stato molto bravo, perché l'ha fatto con la sua esperienza, l'ha fatto passare il pallone sotto le gambe e poi Ferrario ha fatto il fallo, ha chiesto scusa. Giusto che sia così. Calcio di punizione battuto. Anticipo di Angelo su Quadrini. Spalla a spalla, il duello tra i due, tutto regolare per l'arbitro. Di Michele vuole cambiare gioco, pallone un po' impreciso male. Per difendere, si è colpito male. Ha colpito male. Guarda, Daniele, quando prendono palle esterni del Lecce, e due terzini salgono e fanno una sovrapposizione per creare la superiorità numerica, e penso che lì dovrebbe sfruttare un po' di più il Lecce, anche perché le azioni più pericolose vengono sempre sulle fasce. E poi Angelo e De Michele si è fermato un po'. Attenzione, Giacomazzi, palla per Marilungo sinistro, clamorosa occasione per Guido Marilungo, che ha bucato l'impatto col pallone. Peccato, perché è stato bravissimo Giacomazzi, che ha rubato una palla al centrocampo, le ha dato un pallone eccezionale a Marilungo e dopo ha svirgolato il pallone, diciamo. Seguiamo l'azione del Sassuolo dall'altra parte, ancora viva con Gorzegno, fermato, defende subito, rilancia male, errori da una parte e dall'altra, può arrivare comodamente sul pallone Minelli. Infatti ha voluto fare, cioè l'idea non era cattiva, era una bella idea, perché ha fatto un cambio di gioco, che c'era Michele della parte sinistra da solo. Attenzione a Quadrini, Zampagna, il colpo di tacco, Gorzegno riesce a superare Giacomazzi, poi Titone lotta e vince il duello con lo stesso Giacomazzi. Quadrini riapre per Rea, ecco il cross dentro, il colpo di testa di Ferrario, palla che si impenna, rimane lì, è buona ancora per Titone, che sbaglia però completamente il controllo. Comunque, quando ha saltato di testa Mazzotta, qui rivediamo Pedro l'occasionissima per Marilungo. È stata una bella palla. Stavo dicendo che il giocatore del Lecce, dopo il colpire di testa Mazzotta, l'hanno lasciato solo praticamente il giocatore del Sassuolo, perché nessuno ha capito che doveva andare a marcare. Infatti dopo sono chiariti con Ferrario Mazzotta. Ha pareggiato il Mantova contro l'Ancona. Defende in area di rigore, lo ferma Bianco. Palla che finisce fuori, la rimessa sarà per il Lecce. Bordo campo, Enzo D'Amborra. Sì, più per le gol sprecate. De Canio è un po' arrabbiato con i suoi per l'atteggiamento sì troppo spregiudicato. Blocca in particolare Giacomazzi, vede che la squadra va troppo alla ricerca del gol e magari un po' si sbilancia, come in questa occasione. E qui ancora un buono spunto di Schiavini, come diceva Pedro Paolo Pasculli, con grande carattere, palla dentro, Marilungo fuori gioco. Fuori gioco. Aveva fischiato prima, il segnalino aveva salto già la mia. Forse Michele non era in fuorigioco. Aspettavo che infatti qui Marilungo è in fuorigioco netto, non lo era di Michele, ma il pallone era destinato a Marilungo, e allora è giusta la segnalazione da parte di Copelli. Infatti aspettavo che toccasse la palla, che Marilungo dopo ha alzato la bandierina.
batte il calcio di punizione Pomini, 33esimo del primo tempo, sempre 0-0. Sì, infatti io penso che De Cagno è un po' arrabbiato per tutte queste pare gole sbagliate, diciamo. Penso che vorrebbe subito sbloccare il risultato per essere più tranquillo. Comunque Lecce sta facendo una partita, un'ottima partita. Sassuolo con la ripartenza può mettere in difficoltà, anche perché quando salgono gli esterni non tornano subito a coprire le posizioni. Terzo gol della Regina contro l'Albino Leffe. La rimessa Regina, laterale per il Lecce. La Regina doveva vincere per forza oggi, che per la matematica salvezza pure, no? Sì, a quota 54 la Regina sarebbe in porto, sarebbe al sicuro. Sì. Angelo viene incontro Marilungo. Sempre grande mobilità di Marilungo, che prova a sfondare, ci riesce, il cross leggermente lungo per Giacomazzi. Arriva il capitano uruguaiano del Lecce, Mazzotta, si crea lo spazio per un cross, ancora a saltare anche Riccio, ecco il pallone dentro, secondo palo, e il salvataggio in calcio d'angolo di Minelli. Bellissima azione Mazzotta sulla faccia sinistra, ha fintato il cross prima, salta l'uomo e ha cercato di buttare il pallone sul secondo palo. Angelo ha scambiato con Di Michele, ecco il cross di Di Michele, svirgolando Zampagna, riesce a mettere ancora in calcio d'angolo. Lecce sta cercando di pressare, di sbloccare il risultato, anche perché magari con questo pubblico, con la carica di questo pubblico di qua di Via del Mare, è una spinta in più, è importantissimo. Ancora Di Michele, 10 alla fine del primo tempo, palla che arriva sul primo palo, Riccio riconsegna di fatto il pallone a Davide Michele, altro cross, il colpo di testa di Munari, buona la torsione, mira sbagliata però. Sì, bellissima la torsione, il salto è stato bravissimo a saltare, però non ha preso la porta. Può andare la rimessa in gioco Pomini. Adesso Pomini sta raccogliendo le indicazioni di Pioli. Infatti, credo gli abbia detto di indirizzare in maniera un po' diversa il rinvio. Schiavini, Bianco con il sinistro per lo scatto di Quadrini, che arriva prima di Fabiano, tocca il brasiliano su Quadrini. Fabiano in tribuna con il presidente del Lecce Semeraro, anche il presidente della Lega Calcio Maurizio Beretta. Vi ricordo che alla fine della partita, se il Lecce dovesse chiudere con il primo posto, ci sarà la cerimonia di premiazione con la consegna della coppa che la Lega assegna proprio alla squadra che chiude al primo posto questo campionato. C'è la possibilità aritmetica che il primo posto possa venire assegnato anche al Brescia e al Cesena. In quel caso, come ci spiegava il presidente della Lega nel nostro prepartita, la consegna di premiazione verrebbe fatta non a Piacenza, dove sta giocando il Cesena, e non a Padova, dove sta giocando il Brescia, ma sì, verrebbe fatta negli stadi di Brescia o Cesena, aspettando evidentemente il rientro delle due squadre a casa. In questo momento il Lecce è al primo posto, in questo momento la coppa, il trofeo sarebbe proprio per la squadra di De Cagno. Il calcio di punizione di Rosati, Munari, il suo duello con Minelli, poi allontana Bianco con il sinistro, Fabiano osserva il pallone, lo appoggia di testa verso Rosati, subito con le mani il portiere. Si sono un po' allungate le squadre, non lo so, magari stanno cominciando a sentire un pochettino la stanchezza o cercano di giocare queste palle lunghe che penso che a Lecce sicuramente non le conviene con questi lanci lunghi, solamente possono fare bene quando vanno in superiorità numerica. Comincia il 38esimo minuto in questo primo tempo, è sempre 0-0. Giacomazzi butta dentro il pallone, Marilungo riesce a toccare per Munari, sulla traiettoria si inserisce Zampagna, recupera Angelo, attenzione ancora Marilungo che va a puntare dritto per dritto, poi defendi destro con palla lontanissima dalla porta del Sassuolo.
È stato penso un pochettino precipitoso in questo tiro, perché poteva, stava da solo, aveva il giocatore più vicino al Sassuolo a 4-5 metri, poteva stopparla, metterla a terra e pensare a altre soluzioni. Rinvio di Pomini. Adesso quasi la partita stia vivendo un momento di stanca dopo che il Lecce ha esercitato una discreta pressione costruendo tante palle gol, qualche timida reazione non di più c'è stata anche da parte del Sassuolo, qualche tiro verso la porta di Rosati, ma nulla di veramente preoccupante per il portiere giallorosso. Mazzotta, vi dicevo, oggi rientrato nel suo ruolo di terzino sinistro al posto di Mesbah, che era già partito per il ritiro della nazionale algerina che sta preparando i mondiali in Sudafrica. Dopo la gara con il Cesena, con un permesso speciale della FIFA, era rientrato Mesbah in Italia per aggregarsi al Lecce, che avrebbe affrontato la trasferta di Vicenza. Ha giocato Mesbah quella partita, ma il permesso era buono per una gara sola. Si è rientrato con la sua nazionale adesso, sì, che ha fatto un ottimo campionato Mesbah, che difendi all'inizio ha cominciato un pochettino così così, dopo si è fermato, è stato infortunio. Munari allarga a sinistra, da quella parte c'è Di Michele, palla di ritorno per Munari, l'appoggio orizzontale per Vives, adesso il tocco in verticale, Marilungo, ancora buono il movimento, non lo molla Bianco e gli respinge la prima giocata. Seconda opzione per Marilungo, si ferma dinanzi a Bianco, incrocia da quella parte Angelo, il cross di Marilungo, il colpo di testa di Piccioni, raccoglie Titone, vediamo se riesce ad accelerare il Sassuolo, il rimpallo favorisce Zampagna, evita Vives, il tocco dietro per Riccio, vuole ragionare la squadra di Pioli. Quadrini con il destro prova, Quadrini, lui che ha un gran sinistro, qui ha provato con l'altro piede, ha provato col destro e si stava lamentando, qui sulla fascia sinistra c'era il compagno che poteva appoggiare, stava da solo, però forse era anche fuori gioco. E con rispetto all'azione prima del Lecce, De Michele si è arrabbiato un pochettino con Marilungo, perché stava da solo e Marilungo ha cercato di crossare e lo ha richiamato, perché io penso che Lecce quando arrivano sotto porta vicino sono un po' precipitosi, penso che dovrebbero essere più tranquilli, ragionare un po' di più. Adesso intanto Pioli ha cambiato i due esterni del tridente offensivo, perché Titone è passato a sinistra e Quadrini è passato a destra con Zampagna che continua a rimanere il riferimento centrale. Schiavini, buono il primo tempo fino a questo punto di Giorgio Schiavini, moltissima personalità, chiama sempre il pallone, sempre in mezzo all'azione, in mezzo al gioco, la chiama sempre, non si sposta mai del centrocampo e tutti i palloni, quasi tutti, passano sempre da lui. Eccolo di nuovo Schiavini, palla per Titone, prova ad avanzare, viene fermato da Munari, sarà calcio di punizione per il Sassuolo al 42esimo minuto. Penso che Zampagna di quella posizione vorrà tirare in porta. Zampagna ha già sistemato il pallone, in zona c'è anche Quadrini, lo abbiamo appena detto, gran tiratore. Infatti, attenzione Quadrini, anche a Gorzegno che ha un ottimo sinistro. Infatti andavo Quadrini a vedere che cosa vogliono fare, forse c'è Gorzegno in posizione di rincorsa. È uno schema, parte Gorzegno, lo schema non era neanche male, anzi no, tutt'altro. Beh, infatti hanno fatto una bella azione, uno schema bello con il tiro che è passato vicino al palo destro di Rosati. Ecco qua, guardate il tocco di Zampagna, poi una specie di finta. Sì, ha fatto una finta Zampagna, pensavano nel tiro di Zampagna e l'hanno passato all'altro compagno. Rinvio di Rosati. Minuti finali del primo tempo, è sempre 0-0 e con questo risultato Lecce in Serie A. Sassuolo certo del suo quarto posto per i playoff. Ma penso che il Sassuolo adesso sta cercando di mantenere questo risultato. Mancano 3 minuti alla fine del primo tempo e Lecce ha fatto un ottimo primo tempo fino adesso. Ha cercato il gol, è stato sfortunato, diciamo, che ha avuto la possibilità di segnare.
Vi ricordo che con questo risultato e con quello del Torino che sta vincendo in casa 1-0 contro il Cittadella, in questo momento il Sassuolo affronterebbe il Torino nei playoff con gara d'andata che si giocherebbe proprio a Torino mercoledì prossimo per l'altro accoppiamento di semifinale. Tutto dipende naturalmente da quanto accade sui campi di Padova per Padova-Brescia e di Piacenza per Piacenza Cesena. Bordo campo Enzo Tamborra. Sì, solo per segnalarvi che Pioli sta facendo riscaldare Noselli che dovrebbe entrare in avvio di ripresa. Già cominciano le operazioni di riscaldamento anche dei panchinari. Finora mi sembra, Pedro, che il lavoro di Noselli sia ancora abbastanza blando. Sì. Insomma, non è imminente davvero suo ingresso. Poi non magari penso. Intensificherà il lavoro durante l'intervallo. Seguiamo questo calcio di punizione battuto da Riccio Gorzegno. Larghissimo a sinistra c'è Bianco. Il movimento di Titone, il colpo di testa di Angelo. Raccoglie ancora Bianco. Rientra sul suo piede il sinistro, lo esplode. E palla che finisce alta sulla porta di Rosati. Hai fatto una bella finta col destro che il giocatore del Lecce ha cercato, che dopo hanno chiuso in due e poi è stato un tiro, diciamo, non troppo limpido, però ha fatto un bel tiro comunque. Rientra Bianco, in questo campionato ha segnato anche un gol, lui è un nostro nazionale under 21, vivaio della Sampdoria. Adesso penso che i giocatori stanno aspettando la fine del primo tempo, anche perché stanno giocando la palla. Io continuo a sostenere che questi lanci lunghi dei difensori del Lecce per le punta centrale, che non sono altissimi, De Michele, Marilungo, penso che non le servono a niente questi lanci lunghi. Intanto sale Rea, Riccio da quella parte, ancora verso Rea, la palla finisce fuori. C'è stato anche un fallo di Rea, un calcio di punizione per il Lecce, già battuto Di Michele, appena oltre la linea di metà campo, se ne va Di Michele, grande giocata ai danni di Rea, ancora Di Michele, si avvicina, si ferma, palla sul destro, poi sul sinistro, un po' indeciso, lo chiudono quattro uomini intorno a lui, una gabbia, Di Michele non riesce più a passare. E qui arriva il fischio di fine primo tempo da parte di Rocchi, dunque al Via del Mare è 0-0 tra Lecce e Sassuolo. Con questo risultato il Lecce è in Serie A, il Sassuolo quarto in classifica. Daniele, l'ultima azione di Michele penso che sarà un po' egoista, perché aveva due o tre possibilità di fare, Angelo sulla destra e Marilungo sulla sinistra. Comunque Lecce un ottimo primo tempo, penso che meritava il vantaggio, anche se alla fine, gli ultimi 10 minuti, il Sassuolo si è visto un po' di più, ha fatto 3-4 tiri in porta, non hanno messo in difficoltà Rosati, però si è visto un po' di più. E allora ci fermiamo pochi secondi, Super Spot.